Bella a tutti, bella a tutti ragazzuoli, bentornati sul nostro canale. E allora, come dice il nostro carissimo Peaches, va bene. Comunque, ragazzuoli, siamo qui di nuovo con Pokémon. Siamo qui con Pokémon. Smettila di morire sempre. Siamo qui con Pokémon Bianco ancora una volta. Siamo quasi alla fine del gioco, dovremmo forse esserci quasi. E andiamo avanti, non so per dove, io continuo ad andare dritto, vado bene? Ci dovrebbe essere questa faccia. E niente ragazzi, allora chiediamo a... Ehi allenatore, un momento! No! Mi hanno detto poco fa, su per questo 7, c'è una strana tempesta, ma dicono che non sia un fenomeno naturale, è un bel mistero. Devo andare? Avanti, no? Se c'è un fenomeno... Si era già girato, gli sei passato davanti a me e lui si era già girato. Metti una giornata e poi dai, mo devo perdere pure conto di questo, c'ho la squadra morta. Andando alle capo che l'hanno detto, eh sì, visto che lui è il campione, se dovessi adesso confrontarmi con il capo del Team Plasma, voglio accertarmi che tu sia abbastanza forte. Dai raga, me la curati. Dai, come faccio a vincere adesso? Infatti poi mo perdi, ritorni a tutto, voglio fare. Serio? C'è un po' che non vengo. Sì, vabbè, ma come cazzo fai? Ora che ci sconfiggere. Oh, finalmente! Comunque se questi sono il 45 la lega al 50. Minimo. Cioè devi livellare la squadra di 10 livelli l'uno. Il problema è che io volevo evolvere prima la Medusa. Evolvilo. Divertente. Addio! Dai, ma che cazzo? No, non potete pure la prossima. Ce l'ha fatta! A 24 punti. E ora l'ho evoluto. Lo è evoluto. Evoluto. Era detta di proposito. Di proposcide. Di proposito? Di proposcide. Ora c'è la schermata. Non ci posso, Crackers! E chi lo? Cosa? Medusa si sta evolvendo! 30 livelli, 30 livelli per evolvere. 30, vogliamo che cazzo diventa, guarda che si chiama Medusa. O mi esce un po' di buono, tipo. Devo sapere, voglio. Che cazzo? Che cazzo di Medusa sei adesso? Ingellicento, sto deficient. Veramente è molto più simile a un amico di quanto mi possa credere. Ora tu mi vuoi potenziare, voglio una cosa. Prima che io vado da Comoro mi faccio l'altra volta c'è. Mi stai dicendo che praticamente mi punterai la pistola ad esempio e mi dirai fammi Pokémon tutto il No! campo. Nonostante tu abbia la palpebra calante. Certo. Ah. Siamo ritornati, ragazzi. È passato un giorno per farlo sapere. E praticamente stiamo ritornando dove eravamo stati sconfitti. Il nostro Peaches, quell'espressione lì, è appena finito di livellare i Pokémon. Infatti guardate come è distrutto e amareggiato. Cioè livellare i Pokémon, ragazzi, è una cosa troppo noiosa, non la posso fare io proprio assolutamente. Quindi, Forse c'è un volto nuovo. abbiamo praticamente sfruttato l'abilità del Peaches per farci livellare i Pokémon. Dovremmo essere anche over livello, secondo lui. Secondo me siamo ancora deboli, però vediamo. Vediamo contro Como. Considera come si aveva Samuro il 45. Appunto. Tu devi iniziare il livello con lui e fino alla squadra del 43-44. Volendo stare un po' di livelli in più.
per iniziare al 46. Mo ce l'abbiamo ancora in allenamento, poi no? Gli ultimi schiedi. Ginocchio. Comunque sempre più veloce. Devo usare cosa? Nemici, cazzo. Ti farò vedere tutto quello che ho imparato nel mio viaggio. Minchia quanta esperienza. Samurotto. Devo cambiare poi uno? Dovevo? Devi usare il banco. Un po' di tuono. Dicevo. Come muore dopo una giornata di evento, mi crepa. Vabbè, dai, secondo me è giusto il livello che siamo arrivati a preciso. Uccidere, continua a morire. Però quello per finire di più di una è cambiare dal banco. Fatto come risposta? No. E chi è che al vanto l'ha ferito? È ferito? C'è il... Guarda. Noi abbiamo curati. Li abbiamo curati. Questi ti è sembrato più curati? No, li ho curati. Forse ti è premuto B. Dici? Poi. Non so, è una cosa che mi è capitata in mano. Se non potessi fare più fare danno sul tuo bando, lo perdere anche quel bando, no? Poi... Ci devi livellare a fare. Io uso Moniposca? Non uso un po' cazzo che fare. Tanto ho vinto, no? Io non ho morto, tanto ho vinto. Morto. Quello è una cosa che non ha scelto. E a me quanti mi sono fatto? Tanto che c'è pure meno addormentato. Ma come io non ho fatto di sti Pokémon? Perché hai premuto B probabilmente, se ti premere A. Che uso delle tre lama? Forse. Ah, raga. Dai, ce la posso fare. Trasmette di stabilire la salute. Tac. Io mi voglio usare molta forza che ci è rimasta. Anch'io i miei. Cazzo vuol dire, scusa. Vabbè, ma sembra disciplinare le cose. Beh, non è che cambiava molto, però è psichico. Ma voglio vedere cosa cazzo dice adesso. Oh, ma vedi che mi sfida quella bella. No, bella dice perché è dato prima di entrare in palestra. Vai, vediamo cosa dice adesso. Sei davvero incredibile e non lo dico tanto per dire. Ora però dobbiamo occuparci della tua squadra di Pokémon. Vedi che me lo dovevano curare prima o poi. Che sono uscito dalla camera perché non c'era sto qua proprio. Non sono assolutamente al tuo livello, bro. Se posso fare qualcosa per aiutarti nella lotta contro N, beh io. Bro, prendi questo da parte mia, non saprei come altro contribuire. Revitalizzante Max, grazie. Certo che è divertente vedere che ognuno di noi si stia impegnando. Si stia prendendo una strada diversa. Divertente, ma come ti viene in mente di dire una cosa simile? Ma dai, uomo, ogni tanto bisogna sdrammatizzare. Le cose non cambiano solo perché fai quella faccia seria.
da quando siamo partiti con i nostri pochi non abbiamo percorso la stessa strada. Sono successe tante cose e siamo cambiati moltissimo. Ognuno di noi ha diverse aspirazioni e possibilità, no? Questo significa che è stato positivo partire e da allora mi sento felice. Ora capisco cosa volevi dire. In effetti siamo tutti e tre diversi, è importante che ognuno di noi riesca a mettere a frutto i propri talenti. Tutti abbiamo i nostri ideali e le nostre verità. Ma nel momento del bisogno siamo sempre pronti ad aiutarci a vicenda. Per questo, poi che gli esseri umani sono sempre fianco a fianco. L'ho capito bene negli ultimi tempi. Crow, diventerò forte. Così, se tu o un altro avrete bisogno del mio aiuto, potrò correre a darvi una mano. Allora, non metterti nei guai. Oh, è sparito. Anch'io cercherò di fare tutto quello che mi è possibile. Quindi, ecco, in momenti del genere ci vorrebbero delle belle parole, ma io sono una frana. Beh, insomma, mettiamocela tutta. Posso proseguire? Forse. Aspetta. E adesso si gira. E adesso si gira quest'altro idiota! Per la tua felicità e la mia. Perché la tua? Perché per la tua? Ti basta guardarmi in faccia per capirlo. Quanta gente mi sfida adesso? Non trovo, forse siamo già arrivati. Fermati, solo chi ha dato prova dei propri meriti può varcare questa soglia. La chiave che ti aprirà questo portale è la medaglia Triss. Beh, noi li leggiamo, ogni portale ti fa fare la cosa. Tu possiedi la medaglia Triss e affronta sempre tutte le sfide. I super 4 sono, quindi no, ti fa fare tutta sta roba praticamente. Forse trovi il portale e ti fa per ogni medaglia ti fa fare sta cosa. Vabbè, scusa, che cazzo uno, e tu c'è l'erba pure, eh? Questa è la vera vita, andiamo a mettere delle pelle. Ah, pure qua dentro mi escono i Pokémon. Sì. Cambio borsa, cambio borsa. No? E l'ultimo che vedi. Ah, il Pokémon leggendario quando cazzo esce? Dai, devo sfidarmelo. Devo sfidarmelo. Everywhere. Sì, però è ingiusta sta cosa. Io devo farmi uccidere gli allenatori. Nino, ti prego, salvaci. Ma perché Nino è sempre a metà vita? Forse l'hai usato e non ti sei reso conto. Quindi devo scendere, mi sto dicendo. Sì. Dai, qui dentro? Vedo proprio di sì. Non potevi starti girato una volta ogni tanto, no? Sono un fantallenatore e ho una regolazione da difendere. Sì, certo, come no. Pistello. Ce l'hai fatta, non ci credo.
Sono un campione, sono. Ricordati che sto per vincere la Lega Pokémon. E lui con i Pokémon che gli ha allenato io. E lui. Ora ci devi parlare con questo. Sì, tra l'altro mi parlano tutti. No, la verità ci dovrebbe essere prima c'è troppo Pokémon. La Lega Pokémon è il luogo dove si misurano la bravura e l'ambizione. La regola è solo una. Sconfiggere prima il Super 4 e poi il campione. Puoi sfidare il Super 4 nell'ordine che preferisci. Se sconfiggi tutti, affronterai il campione. Fa' attenzione però. Una volta lanciata la sfida avrai solo due vie di uscita. La vittoria o la sconfitta. Vuoi entrare? No. Vai oltre quella porta per rimettere in testa la squadra e comprare quello che può servirti. Vai, adesso puoi entrare. E basta, ti parlo io. Cazzo. Sì, sì, voglio. Minchia. Adesso puoi scegliere la strada che vuoi prendere. Ogni porta è un super 4. Vabbè, iniziamo da questo, no? Non ci sono più poi un po' di... No, no, ormai che è nella Lega, cioè. Tutto con Lucy, una volta che fai il primo... Perché c'ha un cavolo che chiama, c'ha arroganza. Una volta che gli fai il primo tutta la squadra gli ha train in 2 secondi. A meno che non c'è qualche oscurità. Ma ne dico. Contro Antemia. Antenna? Antemia. Antenna. Antemia. 4 voglio. Ah, ma allora è easy. Che fa grigio giusto. Siamo pure over, però ho detto siamo over. Ma insomma di due livelli? Già no. Algo proprio perché non anche a più. No, mi ha cambiato arroganza, ma devi cambiare il Pokémon. Perché? Perché se no si fa. Siamo peccato con arroganza. Se non si può utilizzare le cose di arroganza. Ma l'ho recuperato tutto. Un altro volo che non ho ritornato dove stava prima, se non si muore proprio. Che faccio? Gellisent, quello che abbiamo noi. Quindi io lo cambierei con Galvantula oggi buono. Devo fare questo un tutto volo. E se non mi seguo. Un tipo speciale. Vai Jelly Sand! Oh, quanto bello rosa! Oh, no! No, si sì, l'ho paralizzato. E la becca la paralisi. No, ricarica da fare il tuono di nuovo dal mio becco. Giusto? Rivalarizzato quindi. Attenzione signori. È un po' sprecato questo tuono, io l'ho utilizzato per estrarre. Vabbè, io lo uso perché comunque il tuono è bello da vedere. Cerca quel po' di over. Candelur. Contro di questo devi consigliare di nuovo. Se potevamo utilizzare anche. Magari cavolo e Medusa. Però visto che sono spettro, se no si attaccavano a spettro e basta. Comunque preferisco più Pianocchio. Tacchia dai. Comunque Candelur forse. Io l'ho utilizzato un paio di volte. Beh, sempre stato un po' tanto. Prima dove parte è andato. Ma c'è un altro no. Gorlo. Ho continuato io. Di tanto vai già su Pianocchio, anche io di tipo terra. Io sei di terra, proprio che lui è strano e lui è tipo scherzo. Comunque questo è fighissimo, l'evoluzione di Golem, non ti ricordo tantissimo le gentina e il film di Atlantis. È la prima, è andata.
Formidabile. Prima di tutto le mie scuse ai Pokémon. Mi spiace davvero di avervi fatti soffrire così fino all'ultimo. No, non prendertela. È nella natura stessa delle lotte. Noi Super 4 lo sappiamo bene e abbiamo imparato ad accettarlo. Ma che succede oggi? Come mai tutti questi sfidanti uno dietro l'altro? Vabbè, io, Mirton di Super 4, accetto la tua sfida. Vabbè, signor Mirton, si calmi. Non è che stiamo qui a battere le papere. Sono qui a battere lei. Altri 4 Pokémon. Dopo lotta buio, quindi dopo lotta, diciamo con per le tese dovresti essere efficace soltanto, quindi opterei di marchia fuoco. Buono. Questo fa male, eh? Bam! Bam! E vai un altro 51, 51. cazzo! Crocodile contro Crocodile ti conviene utilizzare Medusa. Vai Medusa, tocca a te! Vai Medusa, vai Medusa, grande Medusa. Medusone, caspita. Leopard. Leopard. Ah, è un po' come un altro per me, io utilizzerei Minotaur per dargli un po' più di centralità a Nino. Sì, infatti il nostro Nino, vai Nino, prenditi la tua gloria, quello che ti spetta, tuo di diritto, vincere la Lega Pokémon. È il nostro primo Pokémon, meriti di uccidere Beh, mi questo sono soggetto. sbagliato tanto. Però non sapevo che era lì. Io ho innamorato, sbrigati e dargli due schiaffi in faccia. Non te l'ho fatto anche al prossimo turno, al prossimo turno non te ne cambiamo. Nonostante l'innamoramento, dai, ce l'hai fatta. App per incontri, leopard.it. Mi dissocio, sarà Bishop, poi ce la fa. Ce la può fare, marchia fuoco o batti terra. Bisogna vedere quanto è veloce Bishop. Tacchete! Ti sciolgo! Non morire, Nino. È l'ora di illusi. Quando dici deve esserci un modo per vincere in situazioni come queste, sono io che sto parlando. Però è che quello punto del gioco quando dice una parola. C'è solo sì e no. Vai. Ancora una volta batterra. Quindi adesso c'è l'attacco al massimo. Me ne frego, è morto.
che si impegni con tutte le forze o che la sorte ci metta lo zampino, una sconfitta rimane una sconfitta. E per questo motivo che una vittoria è così splendente, proprio come te ora. Sei così brillante che quasi mi acciechi. Io sono già accecato. Io non già cieco, capisci? Sto già dormendo. Ho detto che lui diventava tipo il membro più importante della squadra. Per beh, allora ci diamo questa. Chi osa disturbare il mio riposo? Sto cazzo! Ah, sei tu allenatore. Hai un'aria forte, ma gentile. Sembri proprio un osso duro. No, io tengo l'osso duro. Mi raccomando però, una cosa sola. Non farmi sbadigliare dalla noia, va bene? Guarda tu questa qua che mi deve già... Cioè già mi propone di andare a letto, cioè mi metto il letto davanti. Cioè poi dice pure di non farmi sbadigliare dalla noia. Cioè ma se ne sei mangiato tu? Prendilo. Piano, occhio. Basta la paura. Stacchiate. E il primo che ne va via e lui ti aumenta il contatto. Un pochino. Ancora il granocchio. Tangete. E il secondo se ne è andato e ormai tutti i granocchi devono stare tranquillo. Amen. A più due ormai gli siamo anche se li hai fatti fuori con i due. Sei tranquillo. Ma io non sono agitato. Ma Sharno. Ma io forse non Sharno, ma che problema ne avrai? Perché? Sei un po' più persistente. Forse ti sei bene servo due. Vediamo. Ah, oh, easy. Magari senza l'attacco più due forse non ce l'avresti fatta così. Vabbè, oh, però ce l'ho fatta, quindi... Il gol di Aldo. Intanto ho messo il granocchio. Goditel! Me la godo subito. Questo è andato giù con lui. Lui si è lui. Ho voluto un episodio per poterla trovare, però ha dato sì. Esatto. Andatevelo a rivedere ragazzi, ve lo metto sopra. Non è ancora finito di scrivere tutto per 4, vero? No. Non ti preoccupare per me, vai pure ad affrontarli. Questo secondo me è lotta. E chi vuole un ring? Il mio nome è Marcio. Ebbe Marcio Marziali. Sotto la guida di Nardo, il mio maestro. Perseguo la via della lotta. So che tu hai ricevuto la sua approvazione, voglio proprio vedere di cosa sei capace. Ma il Pokémon leggendario non lo catturiamo mai? Guarda questo, c'è dei diversi. Leggendo la gente, niente leggendo. Però è assurdo. Dai! Ancora sai! Ma l'ho pure! E la riga totale pure! Dai, Uniposca, coloralo! Ti faccio nero! Mi dissocio. No, cioè mi dissocio però, cioè nel senso... Vabbè. Sto per scherzare ormai lo sto cosa. Ero attacco. E fammelo vedere, mi sembra che tiene molto di merda, però è giusto per controllare. Quindi la devi aprire, sennò... No, no. Mette due turni per essere utilizzata, è fisica, invece il nostro Uniposca è fatto. È un Uniposca speciale il nostro. Un po' come te. Un po' come. Oh, continua a lottare. Questo è il fratello di Dro. Il fratello? Sono meno timidi, non come voglio, non come voglio. Tac te!
è un po' meno resistente, però sto sicuro. Pietra taglio no, quella fa malissimo. Io tanto ho messo sicuro il foglio. Dici che conveniva che mi curo pure io? No, cioè al massimo vediamo ogni posto. E basta resistere. E no, perché ogni volta che tutti gli altri sui full ogni volta si attiva vigore. Morto. Con chi è duro? Questo è duro. È l'ultima evoluzione di quello con la sbarra di ferro. Già, ma questo cioè, è proprio una cosa che è incredibile, è sempre cosa in mano, tiene il tuo porco. Ma quanti tiene questo? Mia sciao. Vedete shottati, ce l'abbiamo fatta. Super 4 veramente era da ridicolo, ridicolo. L'avevo detto io, super 4. Tu, ma no, allenami. Infatti le cose vanno fatte perché devono essere fatte bene. Cioè guarda come le abbiamo... Sarei potuto risparmiare mezza giornata. Le abbiamo devastati, porca miseria. Sarei potuto risparmiare mezza giornata. Ma guarda quanto le abbiamo devastati. Ora tu sei l'allenatore più forte della Lega Pokémon. Recati alla strada che trovi nel piazzale centrale e vai a sfidare il campione. E obbediamo sempre il campione. Continua, andiamo su di te. Dai. Poi che divento il campione vi faccio diventare i miei schiavi dopo che obbedivo sempre il campione. Dubito funzioni. Ah, non funziona così. Tac. Perché al posto di salire per la vittoria non scendiamo giù per la sconfitta? Che non siamo perfetti. No. Io pure avrei un posto. Detto perché abbiamo comprato le cose, no? Sì. Tutto perché il campione non mi ricordo. Io sono abbastanza sicuro di utilizzare il bufalo. Oh, gli altri lo vendo, non lo so proprio. Quando sta questo? Sopra, sopra le scale. Oh, queste scale sono? No, un cazzo di muro. Vedo se ci sono nemici, no? No, giù stanno camperando dietro lo scalino. Esatto. Sono pronti con il cecchino. Maledetti camper. Anni fa hai perso il tuo migliore amico Pokémon e per colmare il vuoto lasciato dalla sua scomparsa ti sei messo a girare per ogni mai in lungo e largo. Era da un bel po' di tempo che non lottavi seriamente, vero? Non fraintendermi, non te ne faccio una colpa però. Dal momento che sono infinitamente più forte di te, campione, prendo io il comando di Unimo. E per prima cosa ho ordinato alla nota di mettere in battaglia tutti i Pokémon. Ti scongiuro, non farlo, non distruggere il legame tra uomini e Pokémon. Abbiamo lottato entrambi per far valere le nostre convinzioni e alla fine ho vinto io. A questo punto puoi solo tacere. Ti stavo aspettando. Hai con te la pietra, proprio come accadeva nella mia premonizione. Il tuo oscuro leader sta reagendo alla presenza di Reshiram. Questo però non posso darti, voglio un drago leggendario. Togli la profondità della terra, castello del Team Plasma. Avvolgi le capoglie con la tua maestosa stretta. Questo gioco non finisce mai? No. Porca miseria, il castello del Team Plasma. Che
fatto per la gente, la dovevo avere, doveva fare. 8 milioni di appartamenti, ho dentro. Tutti in due. Ho dovuto le scale, guarda. Che cazzo da scendere. Se ce n'è uno invalido, no. Se sarà un mondo dove Pokémon sono liberi dal gioco umano, oppure un mondo in cui, cui uomini e Pokémon continuano a vivere fianco a fianco, lo deciderà chi noi due dimostrerà di avere convinzioni più salde. Come parla pure questo? No. Non merita tutto questo. Te l'hai fatto ad arrivare fin qui, complimenti. In un modo o nell'altro ce l'ho fatta passare. Non è stato per niente facile però. Bravo, davvero bravo. Ho capito cosa volevo, così sono riuscito a diventare più forte. Però cerca di far ragionare N. Digli che c'è chi è diventato più forte grazie all'aiuto dei Pokémon e spiegagli che anche i miei Pokémon sono diventati più forti, stando accanto a me. Ho perso, pensavo che sei riuscito a mettere a tacere quella peste che proloquia di sogni del tutto insensati. Pensavo che vedendo l'effetto che la lega. Che lega me e i miei Pokémon avrebbe cambiato idea. Chi si aspettava che le sue convinzioni fossero altrettanto forti? Ma attenzione, è sempre stato così. Chi insegue un sogno è capace di cambiare le sorti del mondo. Ti prego, bro. Se Pokémon uomini vivranno separati, non nascerà niente di buono. È questo che devi far capire a N. Ora lo posso. Allora, io guardo sinceramente. È lungo? Un pochino sì, perché ci sono un paio di allenatori. Tra allenatori poi c'è Jacis, c'è pure N, poi da sconfitto. Siamo un po' lunghetti. Ok, allora fermiamoci qua con questo episodio, ragazzuoli. E niente, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Appunto, un pollicione in su al video. Ragazzuoli, trovate tutti i link dei nostri social network, nei nostri social network in descrizione. E niente, ragazzi, ci becchiamo al prossimo video. Ciao, boys.